L'isola 2018, Francesco denunciato dal Moige, rischia il carcere? Francesco Monte è stato denunciato dal Moige dopo lo scandalo marijuana sull'isola dei famosi. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sull'isola dei famosi, che ha appena visto Stefano Monte replicare alle accuse in shock di Avenger. Le ultime novità rivelano che Francesco Monte rischierebbe il carcere dopo essere stato denunciato dal Moige alle autorità honduregne. Isola 2018, scatta la denuncia per Francesco Monte. Le novità sui protagonisti dell'Isola dei Famosi rivelano che la rivelazione scioccante di Avenger ha suscitato un polverone sui social network, dove sono in tanti a chiedersi qual che sarà il destino di Francesco Monte. Come rivelato, l'ex attrice di film per adulti aveva accusato l'ex tronista ed alcuni compagni di aver fumato marijuana nell'albergo che li ospitava prima del lancio dell'elicottero. Una rivelazione che ha fatto il giro di tutto il web, dove c'è gran voglia di sapere assolutamente la verità. A proposito, Mediaset ha rivelato che gli RVM saranno attentamente esaminati. La squalifica di Francesco Monte sarebbe immediata qualora l'ex tronista fosse ritenuto colpevole. Infine, suo fratello Stefano ha lanciato una vera provocazione nei confronti della madre di Mercedes fumando una presunta canna in compagnia di due amici. Un video che ha gridato allo scandalo, divulgato da un noto blog. News Isola dei Famosi, Francesco Monte rischia il carcere. Le novità sulla 13ª edizione dell'Isola dei Famosi rivelano che la vicenda della droga all'interno della reality di Canale 5 non si placa, tanto che Moige ha fatto una denuncia presso l'ambasciata dall'Honduras, che ha sede nella capitale italiana. Dalle ultime news si apprende che l'Associazione per la difesa dei diritti dei genitori desidera conoscere tutta la verità dopo la confessione, che ha scioccato tutta Italia. A proposito, Francesco Monte rischierebbe guai serissimi qualora fosse trovato in possesso di sostanze stupefacenti. La legge dell'Honduras prevede fino a mezzogiorno anni di carcere per chi fa uso di droga, tanto che i familiari dell'ex tronista stanno aspettando il responso con ansia crescente. Un grave reato, che potrebbe avere gravissime ripercussioni nella vita di Francesco Monte. Infatti, oltre alla squalifica immediata, rischierebbe di scontare la pena in Honduras. Non ci resta che aspettare la puntata di lunedì 5 febbraio per vedere quale sarà il destino dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez.